Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 12. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Stagione 12, episodio 133. Governo Draghi e i risultati della gestione dell'epidemia SARS-CoV-2 COVID-19. Ciao, benvenuti in un altro episodio di mio podcasting e di questo che andremo a parlare rapidamente. Il link della bloggata proviene da mio radar. Se volete approfondire quello che io vi racconterò rapidamente in questo podcast audio, il link lo trovate in descrizione. Dunque, il governo Draghi ci ha portato in dentro un'inflazione galoppante del più 8,9%. Questo ai dati dell'ottobre del 22 ottobre 2022. E meno male che dentro al governo Draghi c'era un economista che veniva da Banca Italia BCE. Il governo Draghi ci ha portati dentro una guerra contro la Russia. Però l'Ucraina non è un paese NATO e l'Ucraina non è un paese UE. Il governo Draghi ci ha portati dentro uno shock energetico assimilabile a quello degli anni del 1970. E meno male che dentro al governo Draghi c'era un economista che veniva da Banca Italia e da BCE. Ora parliamo di Covid. Vi ricordate quanti morti fece il governo Conte 2 per Covid? No? Ecco, vi rinfresco io i dati. Il governo Conte 2, risultati di lotta al Covid. Infetti Covid 2.721.098 infetti. Decessi Covid 93.346. Lo sapete quanti morti ha fatto il governo Draghi per Covid? No? Ve lo dico io. Governo Draghi, risultati di lotta al Covid. Infetti Covid 20.601.424 infetti. Decessi Covid 85.196. Il 91,3% dei decessi fatti dal governo Conte 2. Però il governo Draghi aveva le mascherine. Però il governo Draghi aveva il gel alcolico. Però il governo Draghi aveva vaccini. Però il governo Draghi aveva una popolazione già addestrata da almeno un anno al distanziamento sociale. I morti sono identici al governo Conte 2, i decessi sono a trascinamento dei contagi, i decessi non sono stati arginati dal Green Pass, anzi i contagi sono esplosi del più 757% e l'immunità di gregge non si è mai vista in Italia, a dire il vero nemmeno in Europa e nemmeno nel mondo. Immigrati sbarcati dal 1 gennaio 2020 fino al 30 di settembre 2022, 146.380, pari a 23.726 più 46.329 più 5.000 afghani più 71.325, ossia l'82,6% dei decessi italiani Covid morti al 30 settembre 2022, che sono 177.092. Gli italiani malati e vecchi muoiono di Covid e i governi, il governo Conte 2 e il governo Draghi, hanno sostituito all'82% tutti gli italiani deceduti, andando a inserire in Italia immigrati clandestini. Se non è sostituzione etnica questa, io sinceramente non saprei che cosa sia. Il governo Draghi ha ottenuto obiettivamente un infame risultato, perché appena il meno 8,7% di decessi
nella lotta al Covid è un dato veramente miserabile, considerando che il governo Draghi aveva i vaccini che promettevano un risultato di almeno il meno 90% di decessi. Gli stessi infami e miserabili risultati del governo Draghi in termini di morti al Covid già erano emersi confrontando il governo Conte 2 e Draghi sullo stesso arco di tempo temporale, 388 giorni. Infatti il governo Conte 2 durò 388 giorni, il governo Draghi di più di 388 giorni, quindi questo bloggato e questi dati si riferiscono a tutta l'intera gestione del governo Draghi fino alla data di giuramento del governo Meloni. Obiettivamente il governo Draghi è durato di più del governo Conte 2, ma andando dentro la mia bloggata trovate il link di confronto a parità di durata temporale di 388 giorni, si vede che gli stessi risultati emersi qui già emergevano prima nel confronto a 388 giorni. Ora, se non lo sapete, ve lo dico io. Entrambi i risultati ottenuti dai governi Conte 2 e Draghi in termini di morti sono dati veramente miserabili. Nel 2020 il Giappone ha avuto il 4,6% dei morti italiani del 2020 e il Giappone nel 2020 ha avuto appena il 10% degli infetti italiani del 2020. Nel 2021 il Giappone ha avuto appena il 23,6% dei morti italiani del 2021 ed appena il 37% degli infetti italiani del 2021. Pensate che io vi stia raccontando fake news? Ecco, se lo state pensando, perché siete stupidi e vi nutrite di merda in TV e nei giornaloni onioni. Tutti cartocomunisti con linea editoriale coeva. Nessuno ha mai fatto un conto, un miserabile conto. Allora, il governo Draghi ha obiettivamente varie aggravanti sul governo Conte, in quanto il governo Draghi, come già detto, aveva vaccini, aveva mascherine e una popolazione già stata al distanziamento sociale e nel tempo una popolazione ultra vaccinata di 49,9 milioni. Nonostante questo, la lotta al Covid del governo Draghi ha distrutto tutti i benefici dei vaccini e delle misure contenitive. A proposito, ve l'ho già detto, il Green Pass non ha contenuto i contagi, perché i contagi dai 2,7 milioni sono esplosi a 20,3 milioni, più 757% di crescita dei contagi sul governo Conte 2. Inoltre il governo Draghi, senza presidiare le frontiere italiane, ha fatto entrare tutte le varianti SARS-CoV-2, quali hanno degradato l'efficacia dei vaccini, quanto hanno distrutto le altre misure contenitive Covid. Se la vostra memoria storica non vi dice che quello che quanto io vi ho rapidamente detto in modo sintetico non collima con la merda che avete nel cervello, io vi consiglio di andare a visionare la mia bloggata, il link lo trovate in descrizione, dove un muro di fatti vi riporterà alla realtà, forse destandomi dalla sindrome di Stoccolma che vi hanno cagionato i mass media italiani. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.